Buonasera, buon pomeriggio a tutti i nostri amici di Globus Television, versione estiva di Calcionati commenti in casa rossazzurra, Calcionate Flash ribattezzato, Vincenzo La Corte e Salvo Russo. E anzi, caro Salvo, ti saluto. Avevamo pensato di fare un'introduzione un po' giocando su quella parola flash, ma per rispetto della memoria di un grande presentatore della TV abbiamo sorvelato. Salvo Russo, buonasera. Dallo spunto intanto per salutare i nostri telespettatori, i nostri amici che ci seguono anche sulle pagine social, sulla pagina Facebook di Calcionate. Sapete ormai, lo avete imparato a memoria, come seguirci. Sarà un appuntamento che ripeteremo ogni lunedì e magari facendo il focus su quello che è alla fine del torneo, del campionato dei playoff, dove si sposta poi l'interesse mediatico, cioè verso non tanto il calciomercato, vero Vincenzo, quanto sì, alle strategie per costruire tassello dopo tassello il Catania della prossima stagione. Il primo tassello è stato già posto, ne parleremo ampiamente nel corso di questa puntata. L'altra cosa che voglio un attimo sottolineare è appunto il flash. Tu hai ricordato, citandolo, un grande personaggio della televisione che è Mike Buongiorno, perché quello fu il titolo di una fortunata trasmissione. Ma io voglio ricordare, perché lo abbiamo preso un po' a prestito scherzandoci su, un altro grande personaggio della televisione, che è Gigi Sabbani, che di quel flash lo trasformò in flasca. Vero, come no. E quindi questa trasmissione potrebbe essere in qualche modo Calcionate Flasca, è vero. Bene, bene. Di questo flash noi simpaticamente l'abbiamo ribattezzata così perché, ripeto, si tratta di pillole, un condensato, no? 30 minuti, e quindi così, tanto per tenerci in esercizio, per vederci con piacere con i nostri amici che ci seguono sempre affettuosamente. Chiaramente interagite con noi, vediamo subito le coordinate con cui, come sempre, potrete seguirci. Non dimentichiamole mai: canale 15 e 18 del digitale terrestre, il canale 268 del nazionale, poi il sito istituzionale www.globusmagazine.it/video, le piattaforme streaming Twitch e TV Dream, la pagina ovviamente omonima di Calcionati commenti in casa rossazzurra su Facebook, le ultime arrivate in casa Globus, che sono Local TV e Cyber TV, l'app per tutte le tecnologie Globus Network Italia. Naturalmente ci sarà anche il canale WhatsApp, la chat WhatsApp, di cui ovviamente ricordiamo il numero, non so se è già in sovraimpressione, comunque 340 051 12 86, mi sembra di ricordare, perfetto, sì, eccolo qua, ecco, ora adesso lo vediamo perfettamente, quindi scriveteci numerosi e noi interagiremo con voi. Detto questo, Salvo, direi, l'hai anticipato tu, Fagiano, Daniele Fagiano, il DS, come si aspettava, è arrivato puntualmente, un estratto dell'intervista di presentazione che ci mandano dalla regia. Intanto buongiorno a tutti. Sono contento che siamo in tanti, perché tanto sulla barca dobbiamo salirci tutti, sia nel bene che nel male. Se sono qui e soprattutto per l'entusiasmo del vicepresidente Grella, dell'entusiasmo della città, e sono venuto con l'entusiasmo del primo giorno in un inizio di un lavoro importante. Dite, perché Fagiano viene a Catania? Perché il Catania è il Catania. Io non vengo in una categoria, vengo in una città che rappresenta un popolo. Io sono un uomo del sud e mi ci trovo bene col popolo. Per cui non vi posso nascondere che a volte l'ho cercato io a Grella, non solo lui, ci siamo corteggiati a vicenda. Però ha visto l'entusiasmo che ci avevo nel venire, e non per racimolare un contratto, il contratto andrà avanti, è sempre meglio se la squadra va bene. E quello è l'intenzione mia, del vicepresidente e penso della società. Per cui io sono orgoglioso di essere il direttore sportivo del Catania. E di Catania, soprattutto. Dite, adesso la categoria... No, il Catania non ha categorie. Il Catania è conosciuta in tutto il mondo,
Ho visto pure uno striscione in una finale di Champions League del Catania, per cui quando andremo in trasferta saremo tanti, perché si vive di calcio, si vive per Sant'Agata e per il calcio a Catania. Ma prima di venire qui è normale che mi sono fatto dei miei pensieri. Qualcuno dice ha rifiutato la B, no, io sono venuto a Catania, non ho rifiutato niente, io sono venuto a Catania per cercare di soddisfare la mia voglia di lavorare, la mia voglia di portare a casa qualche risultato e di soddisfare il presidente, che il vicepresidente che mi ha scelto insieme al presidente e al CDA. Per cui eccoci, siamo rientrati in studio. Salvo, tu hai avuto maniera di saggiarlo direttamente dal vivo, no? Eri presente in quell'occasione. A fine, come di prassi, si dà il microfono alla stampa per porre le domande. Mi farebbe piacere che tu condensassi un po' il tuo intervento, la tua domanda e la risposta dell'uomo di S. Vabbè, il nuovo DS ha esordito utilizzando... Daniele Faggiano, lo ricordiamo. Daniele Faggiano, no? Sì. Utilizzando probabilmente bene, perché magari questo era quello che volevano sentirsi dire i tifosi, i dirigenti, la parola entusiasmo. Lui dice: io sono venuto qui con grande entusiasmo, il che non è scontato, il che non significa poco per un dirigente che deve iniziare un lavoro anche difficile, sì, e che da subito fa capire che lui non è venuto qui solo per ricoprire un ruolo, che peraltro è rimasto vacante per molto tempo nella scorsa stagione, no? Era un po' il tassello debole di questa società, ma non ne faceva mistero nessuno. E quindi, sì, e l'altra parola è popolo, cioè nel senso che lui ha detto: io sono qui, devo lavorare, lavorerò per costruire la squadra, lavorerò per dare soddisfazioni alla dirigenza, al presidente, al vicepresidente, e probabilmente non ha nascosto dal punto di vista come dire, intellettualmente giusto il fatto che anche le sue soddisfazioni lui vorrebbe in qualche modo prendersi alla fine di un lavoro, così come ha detto: tutto va bene, nel senso che adesso ci sarà da lavorare, ma poi sarò felice e contento, così anche insieme a Grella, alla scadenza del prossimo torneo. Certo. Quindi non adesso, voglio tutto vedere quello che faremo, certo. Magari porteremo, che ne so, Zico, no? Però non è detto, e questo l'ha detto anche lui. Per noi la migliore scelta, sicuramente. Le somme le faremo il 30 giugno 2025. Lui stesso in un certo frangente della intervista, della presentazione, ha detto: io stesso sono il popolo, no? Parlava del popolo rossazzurro, come ha detto, dice: io sono il popolo, sì. Però una cosa importante, ha detto: non voglio interferenze nel mio lavoro e nel lavoro dell'allenatore. E questo è un altro aspetto molto molto interessante, perché è anche giusto, è anche realistico, no? Ognuno deve avere il proprio ruolo, certo, all'interno di questa società, e chiaramente se Faggiano è arrivato alla corte di Grella, di Pellegra, è arrivato perché appunto ad un direttore sportivo gli si consegnano le chiavi delle strategie, certo, dell'organizzazione, e quello di fare da punto di riferimento con l'allenatore, non tanto con la squadra, con i singoli giocatori, quanto con l'allenatore. E quello dovrebbe essere un lavoro fatto in sinergia. Sì. Ecco perché la scelta dell'allenatore diventa molto importante, al di là dei nomi, al di là dei profili che si stanno valutando ormai da tempo. Probabilmente la società sa già esattamente cosa deve fare ed eventualmente quando annunciare l'allenatore. Ma è chiaro che Faggiano non è che abbia messo le mani avanti. È così, funziona così nel calcio, in una società strutturata. Ognuno deve avere il proprio compito. Io direi tutt'altro. Direi che assolutamente ha fatto vedere che è lì perché vuole lavorare, come dice lui, diciamo. Poi, naturalmente, come ci ha detto prima, a fine anno si vedranno i risultati, è chiaro, e si potrà giudicare. Così è. E a proposito di Daniele Faggiano, abbiamo qui una bella grafica del nostro grande amico Salvo Ferrigno, dove, oltre a una foto che ci ricorda la persona, sì, evidentemente c'è tutta la carriera
tutta la carriera sviluppatasi dell'attuale DS del Catania, che naturalmente partendo dalla Puglia, no? Terra sua, sì, di origine, sua terra di origine, certo. C'è un lungo percorso, no? Tra le squadre dilettantistiche pugliesi, che poi pian pianino si sviluppa, Puglia che non toccherà più, perché poi invece girerà un po' tutto lo stivale, isola compresa, isola Sicilia compresa, alcune esperienze anche importanti, no? Sì, quella di Catania, quella di Palermo, certo. Assolutamente sì. E per andare al Parma, quella del Parma è importantissima, no? Come quindi, no, Parma, Genova. Quindi e nelle due sponde, Carra certamente lo conoscerà bene. Nelle due sponde genovesi, no? Sì, Genova, sì, nelle due sponde genovesi c'è questo Parma nel mezzo e poi ancora appunto Genova-Sampdoria. Per chiudere c'è la stagione attuale che sta partendo con il Catania, la stagione di cui tra poco avremo il piacere di poter commentare in diretta. Beh, peraltro, ogni gara. Peraltro poi accanto, no, vediamo, sì, magari partendo dalle squadre che sono più in basso, sì, già dal Trapani, no, la promozione ottenuta col Trapani, poi anche molti piazzamenti diciamo molto importanti, così sì, come sì, sì, a Parma, no? Certo. Dove peraltro c'è come media un ciclo di 3-4 stagioni, sì, sì, nello score, tranne che in alcuni punti magari un po' più deboli. Beh, ci possono essere situazioni contingenti che magari ne impongono, già partendo da Bari, però sono quasi sempre dei progetti, sono quasi sempre dei progetti, e questo suppongo tu volessi arrivare per dire chissà che anche il progetto Catania diventi un progetto vincente. Ma sai, un progetto vincente si misura in tanti modi. È quella del direttore sportivo che in pianta stabile garantisce il lavoro per un paio di stagioni, 3-4 stagioni, infatti, diventa fondamentale. Infatti, infatti. Andiamo a un'altra intervista, vediamo, curata stamattina dalla regia, vediamo chi c'è a parlare del Catania. Ottavio Duro. Allora, Ottavio, dato gli sbagli che si sono fatti l'anno scorso per quanto riguarda il calcio Catania, come ti sembra l'inizio di questa stagione nuova 2024-2025? E allora, buongiorno a tutti, innanzitutto la stagione che ha inizio, diciamo che inizierà, deve essere una stagione fondamentale, perché bisogna salire di categoria assolutamente. E quindi l'arrivo di questo nuovo direttore sportivo, speriamo che sia una bella situazione. Sicuramente avrà la sua competenza, è un direttore sportivo giovane e quindi può dare assolutamente il suo contributo. Sono fiducioso, la società deve stargli vicino. E speriamo che prendano un allenatore di livello che possa garantire una stagione ottima. Ecco qua. Eccoci rientrati, anche il nostro amico Ottavio Duro, che è quasi di rimpettaio, diciamo, e quindi lo salutiamo con affetto, sicuramente ha dato la sua come tifoso, ha detto la sua come tifoso. Volevo leggere velocemente qualche commento, perché sì, già i nostri amici ci aiutano con le loro domande, le loro riflessioni a riempire il nostro spazio, noi che noi dedichiamo a loro con il nostro lavoro pomeridiano. Vediamo, il primo di tutti è Mauro, fra l'altro abituatevi a rispondere velocemente, perché dalla prossima settimana, dal prossimo lunedì, ricominceremo con un quiz, vediamo, un quiz a sorpresa che su cui stiamo lavorando, quindi diventa importante entrare tra i primissimi in chat, perché avrete flash, l'occasione di rispondere per primi, sì, e quindi, sì, anche e quindi flash. Datevi da fare, anche quello flash. Allora salutiamo Mauro Vaccaro, che ci saluta e ricambiamo, Nino Mirenna, che ci chiede se ci sono novità. Le novità ci saranno ogni giorno sicuramente, e ci scrive da Tunisi il nostro amico Nino Mirenna, salutiamo e lo salutiamo. Poi Giovanni Marra, che ci pone una domanda molto interessante, se conosciamo i nomi dei mister, dei tecnici nelle cui squadre Fagiano ha fatto fortuna. Scusate, ho un po' interpretato la domanda è molto più semplice: quali allenatori Fagiano, sotto Fagiano, hanno fatto le fortune delle squadre in cui è stato direttore sportivo? Questa è una domanda molto pertinente. Poi Antonio Scuderi, che saluta e dice: quest'anno non ce ne deve essere per nessuno, quindi assolutamente un grido di battaglia che speriamo vada presto. Questione allenatori, abbiamo delle grafiche, anche qui il nostro amico Salvo Ferrigno si è sbizzarrito,
Ovviamente la grafica per eccellenza è quella di Mimmo Toscano, no? Mimmo Toscano da cui si parla di giorni. Già oggi i sentori dicevano che la sua panchina sia quasi per essere coperta, ma evidentemente c'è prima il necessario passo della rescissione del contratto, no? Che dovrebbe essere solo con la penale di cui conosciamo, no? Di cui abbiamo parlato più volte. Quindi c'è questa cosa questo dubbio da dirimere. È chiaro che il Catania potrà annunciarlo qualora e quando sarà ufficiale questa rescissione, che costa soldini. Quindi vediamo qui la grafica Domenico Toscano, calabrese, lo diciamo, no? Quindi da non confondere con Calabro, che è un altro allenatore, quindi diciamo calabrese che è meglio. No, però e anche quindi, lui, uomo del sud. Uomo del sud, sì, assolutamente. Quindi, sì, assolutamente. Poi la scelta e lì c'è tutta la sua carriera che la dice lunga con quello che ha fatto, no? Ha iniziato in campo, diciamo, sì, come sempre si comincia da... Sì. Però belle stagioni per le squadre che ha portato in auge. Davvero il Catania ha fatto bene a puntare forte su di lui. Speriamo che davvero tempo pochissimo si possa portarlo qui a Catania e cominciare a lavorare benissimo sin dagli inizi. Però è interessante lo score, la carriera, che è anche questo un segnale indicativo, cioè di un allenatore, un tecnico preparato, che conosce la categoria, sì, che ha già vinto 5 volte, credo, con squadre diverse da nord a sud. Sì, gironi diversi. E questo è davvero importante, è significativo. L'ultima esperienza a Cesena, dove in un biennio, no, è riuscito davvero a fare la differenza. Se vogliamo, il Cesena è stata la squadra che ha... rispetto a tutti gli altri, torniamo sempre su quella parola che amiamo e odiamo, il famoso progetto, no? Anche qua possiamo parlare di un progetto, sì, ma il progetto però... si può sviluppare è una parola in tanti troppo modi. Semplice e banale da spendersi, sì, ma il progetto si può sviluppare in tanti modi. Poi ti gira la stagione perché hai la squadra giusta, hai il bomber che ti fa il gol, hai l'allenatore giusto, hai una condizione ambientale, di strutture di fortuna, che ti possono aiutare, sta sempre bene. Ti aiuta moltissimo la fortuna, perché ad inizio campionato riesci ad inanellare una serie di risultati utili che poi saranno quel filotto che ti dà un vantaggio importante. Che ti dà un vantaggio importante e che sicuramente ti carica autostima, carica l'ambiente, cioè, certo, sono tanti i fattori, perché se lo fai sulla carta il progetto al 90% riesce sempre. Poi bisogna vedere se quando lo devi attuare tutte le componenti, le famose si vanno ad incrociare tutte. Nominativo che qualcuno così ha spifferato perché al momento è brutto dire disoccupato, è libero. Vediamolo sempre nella grafica di Salvo Ferrigno. Roberto Boscaglia, che emozioni ti suscita questo nominativo, che conosciamo bene perché anche lui ha lavorato in terra siciliana. Ma e Boscaglia, quindi lo conosciamo è chiaro, benissimo, no? Che anche Boscaglia è uno di quelli che hanno lavorato e tanto, conosce bene anche lui. Non solo la categoria, conosce proprio il calcio siciliano. Sì, sicuramente. Anche se poi le sue esperienze lo hanno portato a Brescia, a Novara, è chiaro, no? Anche in categorie difficili. Però è il metodo di lavoro di Boscaglia che premia in qualche modo. E anche lui è uno di quei tecnici abituati a lavorare su un medio-lungo termine. Sì. Non è l'allenatore di mezza stagione, di una stagione, è chiaro, no? Poi se a me offrono un contratto interessante posso pure avallare il progetto. Diciamo che in quello che abbiamo visto in questa schermata è chiaro che anche il profilo di Boscaglia, anche lui ha girato i vari gironi, anche lui sì, è uno infatti, di quelli l'ho detto, che... Entella, Novara, eccetera. Certo. Quindi è uno, lo dico, lo ribadisco, che non solo conosce il calcio, conosce le categorie, conosce la Serie C, ma conosce il calcio siciliano, e questo ci piace in qualche modo. Però sappiamo bene che l'oggetto del desiderio del Catania è Mimmo Toscano, no? Questa allora, è così che una buttad che abbiamo.
più che oggetto. C'è gente che si lamenta perché ancora si va troppo sulle lunghe, tipo Catane Web ci scrive la questione toscano da sta andando troppo per le lunghe. Eh beh, c'è quella questione che abbiamo secondaria. Parlato, abbiamo parlato. Se non si risolve quella, anche se i rumors, come dire, delle ultime ore dicono che potremmo essere addirittura d'arrivo. Sì. Non si sa quando, tra qualche ora, magari passerà ancora qualche giorno, però dovremmo esserci ormai per tante ragioni. Lo sanno anche i dirigenti del Catania, bisogna chiudere subito con un allenatore perché bisogna preparare in tempo. Bisogna lavorare subito. Il calcio, il mercato, definire tutti i contratti, insomma c'è tanto da fare ancora. Tra l'altro c'è una cosa importante, vediamo, regia mandami prima per favore la finale dei playoff. Sì, anche questo. Perché qui c'è un fattore importante, no? Ecco, ieri come avrete avuto modo di vedere la Carrarese ha vinto, no? L'avevamo data come outsider ed outsider è diventata vincente, quindi anch'essa vola in Serie B. E perché ne parliamo? Perché come dal regolamento sarà la prima avversaria della Coppa Italia maggiore, diciamola così, della Coppa Italia Freccia Rossa, quella organizzata dalla Lega Serie A, del Catania. Il Catania andrà in casa della Carrarese, perché così prevede il regolamento in base alla situazione del ranking, per giocarsi questa partita secca, gara unica, in caso di parità di reti, i tiri di rigore direttamente, senza supplementari. Questo è il cosiddetto turno preliminare di cui godono, tra virgolette, tutte le squadre che salgono dalla Serie B, nonché la vincitrice della Coppa Italia, e che è il caso del Catania. Quindi ecco perché un po' ne abbiamo parlato con interesse. Quindi già i primissimi di agosto, perché l'anno scorso il turno preliminare si fece il 4 e il 5 agosto, quindi questa potrebbe già diventare non solo una gara ufficiale, ma anche una bella amichevole di lusso, tra virgolette. Sì, peraltro con una di quelle formazioni che durante i playoff il Catania non ha incrociato, ma che è stata non una mina vagante, perché era qualcosa in più. Già da subito la Carrarese aveva fatto capire che era una squadra strutturata. Bastava vedere magari la partita, no? Giocare la Carrarese, e la Carrarese ha mostrato di avere le idee chiare in campo, di essere una squadra che gestiva i tempi, gestiva praticamente tutto. Io ho visto tratti della partita giocata a Vicenza e lì insomma ho capito che il mio pronostico si era quasi ormai definito, nel senso che ho detto sta squadra pare che sia fatta. Poi il pallone è rotondo, uno non può permettersi di andare oltre, no? Andiamo nel però quello che avevamo visto, una brutta gatta da pelare, lo hanno capito un po' tutti, no? E alla fine poi però la Carrarese approda in Serie B. E quindi per le altre ci sarà tutto da ricominciare la prossima stagione. E a proposito di altre, vediamo quest'altra bella grafica, e ringraziamo ancora una volta Salvo Ferrigno, che al netto di una squadra di cui si parla tantissimo, ma di cui pare sia certa la definitiva defenestrazione, che è l'Ancona, che la trovate la proprio prima di Boscaglia. B, proprio di Boscaglia, bravo, perché sappiamo bene tutta la querella amministrativa, stipendi non pagati, bonifici che tornano indietro, insomma, come sempre c'è chi tenta di fare il furbo, ma poi la matematica, le cose scritte cantano, e se non cantano non si è fatto niente. E allora, questa è l'unica incertezza che promuoverebbe eventualmente l'Under 23 del Milan nel girone, poi da assestare a secondo quel principio della territorialità di cui sempre ha parlato il presidente della Lega. E allora, vogliamo vedere insieme come si formerà, cosa sarà il girone C di questa stagione? Sì. Partiamo con la CR Messina, poi c'è il Cerignola, l'Audace Cerignola, l'Avellino, la Z Picerno, tutte formazioni che conosciamo bene, il Benevento, il neopromosso Campobasso, la Casertana, il Catania, la Cavese, insomma anche qua una neopromossa importante, storica, che ritorna in Serie C naturalmente. Poi il Crotone, pensiamo che torneremo a Cava dei Terreni, no? Dopo tanto tempo, campo caldo, torneremo a un bel campo, quello di Cava dei Terreni, il Crotone, il Foggia, il Giugliano, che ha fatto bene la scorsa stagione, il Latina, il Monopoli, il Potenza, una delle deluse probabilmente, che ha salvato la stagione sul filo di lana,
il Taranto, altra delusa che ambiva invece. E c'è anche il Sorrento che abbiamo saltato, il Sorrento. Sì, c'è il Sorrento e poi c'è questa new entry che è l'Altamura, sì. Il team Altamura, altra squadra pugliese. Il ritorno del Trapani, attenzione perché il Trapani sta sparigliando tutti i tornei a cui sta partecipando. Sta sparigliando. È prossimo al triplete, glielo auguriamo chiaramente. Glielo auguriamo e Trapani che non nasconde le proprie ambizioni, diciamolo. Infatti, subito. Questa presidenza Antonini. Ecco, sarà una formazione che almeno in prospettiva, ai nastri di partenza, parte nel gruppo, diciamo, tra le prime 10, ecco, quello è sicuro. E poi la Turris. Questo in definitiva dovrebbe essere, a meno di stravolgimenti appunto, di inserimenti e di spostamenti tipo Campobasso nell'altro girone, ma in linea di massima dovrebbe essere questa. Sì. La definizione dell'Ancona, certo, libererà un posto in quel girone, ma c'è una squadra che deve scendere per forza delle Under 23 nel nostro girone, perché non le fanno giocare nello stesso girone. E quella dovrebbe essere il Milan. L'anno scorso girone A l'Atalanta, girone B la Juventus Next Generation. E dovrebbe toccare al Milan. Il Milan, anche se da più parte ho sentito dire che, dato l'alto numero di tifosi di cui gode in Sicilia la Juventus, potrebbe, non le dispiacerebbe, potrebbe fare, no? Questo è il nostro malincuore, ma ricordiamo benissimo quando siamo andati in passato allo stadio quanti juventini c'erano, questo ce lo ricordiamo benissimo. Poi da qua alla composizione dei calendari, all'inserimento di un under, se la Juve o il Milan difficilmente sarà l'Atalanta, certo. Poi c'è da chiedersi però quali saranno gli equilibri anche gestionali per affrontare trasferte, un campionato dispendiosissimo fino in Piemonte o in Lombardia, magari non per squadre strutturate anche dal punto di vista economico, ma da squadre che riescono a malapena a racimolare, che fa del far quadrare il budget il principio amministrativo del gioco. Assolutamente. Mancano 5 minuti alla fine. Sì, andiamo subito con le ultime due domande. Fili Catania più che altro osserva, ci dice che lei vorrebbe avere un allenatore vincente che sia specialista del 4-3-3 con i giocatori in rosa che abbiamo. Ma attenzione, Fagiano lavorerà molto anche in uscita, no? È chiaro che se sarà toscano, comunque Fili Catania dice per me va bene anche toscano, su toscano bisogna lavorare su un altro progetto di squadra. Non ci serviranno più gli attaccanti puri, gli esterni puri, le ali per così dire, ma degli ottimi quindi che passano bene tutte e due le fasi, no Salvo? E un'ultima cosa, Giovanni Marra ancora, che ringrazio per la sua attenzione, Fagiano, allievo storico di Perinetti, ci sarà qualche scambio di giocatori con l'Avellino? E ti devo dire, caro Giovanni, che oggi proprio su tuttoavellino.com non parlavano di scambi con l'Avellino, ma parlavano che il Catania, Fagiano in particolare, è già buttato a capofitto su l'ex Virtus Francavilla artistico, che benissimo ricordiamo e che benissimo avremmo voluto già a gennaio, ma il presidente decise di rinunciarvi, puntando su questo ragazzo che poteva dare di più, che poteva dare qualcosa in ottica salvezza, ma non dipendeva da lui ovviamente. E un'altra cosa, parlavano anche di quel giocatore argentino dell'Audace Cerignola, quel jolly di centrocampo, molto bravo, come si chiama? Mi sfugge il nome. Sì, abbiamo capito. Però era sul sito di tuttavellino.com, cioè non parlavano di scambi con l'Avellino, ma di giocatori all'esterno di questa squadra. Allora, caro Vincenzo, noi staremo qui lunedì perché è chiaro che siamo... Era Capomaggio. Sì. Siamo ancora all'inizio. Sì. Bisogna definire adesso appunto l'altro tassello, porre l'altro tassello in questo puzzle, che è l'allenatore. Solo dopo, allenatore con la dirigenza e col nuovo direttore sportivo, definiranno poi il quadro delle eventuali cessioni, dei prestiti, dei giocatori che devono ritornare alla base, dei giocatori che erano in prestito e che torneranno alle società di appartenenza, di chi verrà rinnovato il contratto. Infatti. Secondo le esigenze, la costruzione di una squadra, di un modulo, per cui ancora di definitivo, anche sui nomi che sappiamo per
c'è, che diamo per perché certo. Noi li diamo in base alla nostra esperienza, diciamo che non c'è ancora... alla nostra sensibilità, ma non c'è nulla di scritto, nulla di messo nero su bianco. Capiremo, ma anche in questi lunedì facendo. Ne parleremo, no? Abbiamo tanti lunedì in cui parlare di questa situazione. Ci sarà tanto da fare. E quindi per questa puntata siamo davvero in chiusura. Con Salvo Russo abbiamo fatto un po' un quadro così, molto alla larga, alla buona, diciamo, perché, ripeto, come ha detto appena adesso Salvo, di lunedì ci saranno approfondimenti, perché così sarà inevitabilmente, partendo dal tecnico, andando ai giocatori che o perché vengono rinnovati o perché rientrano e se ne fa altro, e i nuovi giocatori, di questo parleremo sicuramente. Quindi grazie a, come sempre, al direttore Enzo Stroscio, grazie alla regia di Gaetano Ligreggi, grazie a Figlia Stroscio per la segreteria, grazie Salvo, buon pomeriggio a te. Grazie a voi e grazie soprattutto a chi ci ha seguito. E grazie casa. A tutti quanti, vi ringraziamo sempre. A lunedì prossimo, Coru Quiz, attenzione, non mancate. Lunedì, calcionate, flash.